domenica 26 maggio ci siamo portati in uno dei tanti seggi che sono stati allestiti nella città di Salerno. La cosa sorprendente, anche se non ci sorprende molto, avendo un po' di esperienza di elezioni, anzi di votazioni, è il concorso del popolo sarnese. Alle 10.30, quindi siamo nella mattinata, moltissima gente sta venendo a votare. C'è già circa il 15% degli elettori che sono presenti all'interno dei seggi per esprimere il loro voto. Fino adesso tutto tranquillo, noi non stiamo avendo problemi, ho una squadra fortissima, come direbbe Checco Zalone. Insomma, l'avete pareggiata, 3 maschiette e 3 femminucce? Sì, sì. Lo sto notando adesso. Questa cosa non avevo dato peso, però ho le femminucce che viaggiano più dei maschietti. Sì. Quante persone hanno votato? Fino adesso siamo intorno ai 150, giusto? Su 895. Una buona percentuale. Una buona percentuale, visto che sono appena le 11. C'è gente che si sveglia adesso. Abbiamo lasciato Sarno, siamo a Nocera Superiore, siamo in una scuola asilo elementare dove, guardate bene, in ogni seggio votano oltre 900 persone e già stamattina in mattinata, siamo appena verso le 11, hanno votato oltre il 15%. Dottore Montalbano, va a votare? Sì. Ha deciso per chi votare? No, non so il voto è segreto, noi non lo vogliamo sapere, è una provocazione. Il voto è sempre segreto. Piove, ma il flusso degli elettori è continuo. Si sono aperti i cancelli di molte scuole, anzi di quasi tutte, per consentire agli elettori di accedere all'interno ed evitare anche il traffico nel centro cittadino e anche in periferia. Sta andando tutto bene, tranquillo, non è successo nulla. Il flusso nelle 3 città dove si va a votare, cioè Pagani, Sarno e Nocera Superiore, come vi ho detto, è lento ma continuo. Significa che il popolo è interessato alla scelta del proprio sindaco e dei propri rappresentanti. Arriveranno nel pomeriggio perché qui piove, c'è brutto tempo, hanno pensato magari mangiamo e poi usciamo e andiamo a votare. Scusatori, tutto bene ragazzi? Tutto bene, sì veramente. Tutto. Fino ad ora tutto regolare, tranquillo, una certa affluenza abbastanza elevata. Considerate che hanno votato 160, è un flusso continuo ma regolare fortunatamente, quindi ci danno la possibilità di lavorare bene. Allora, nella sezione 15 abbiamo 718 elettori, fino ad ora hanno votato circa 165 persone. 15%. E hanno votato sia alle europee che alle amministrative, quindi. E anche questo, no Pagani, è venuta una signora del 34. Da sola, quindi giovanissimo, da sola a votare, 85 anni. La cosa che ci ha sconvolto è che aveva i pantaloni a zampa di elefante con le scarpe da ginnastica. Non posso dire il nome per questione di privacy, però Pagani tiene pure queste donne qua.